Benvenuti su New Insurance, la trasmissione di Le Fonti TV. Oggi parliamo delle polizze finanziarie, gli scenari e le prospettive. E ne parliamo con Andrea Polizzi, partner dello studio legale d'Argenio Polizzi e Associati, e con Mario Guarnone, responsabile distribuzione di Aviva. Benvenuti. Buongiorno. Oggi ci dobbiamo chiedere come stanno andando i rami vita in generale e soprattutto le polizze finanziarie all'interno dei rami vita, che appunto sono invece legate all'andamento dei mercati e alle gestioni separate. Nell'ultimo periodo le gestioni separate sono andate comunque meglio, c'è stata una richiesta da parte del mercato, però quello che si sta evolvendo sono prodotti che sono prodotti, diciamo, multi canali. E vediamo adesso che tipi di prodotti, come il mercato, gli scenari a cui che si stanno gli scenari che ci sono davanti nell'evoluzione dei rami vita e soprattutto anche il legame con tutta il cambiamento normativo che sta portando delle ristrutturazioni all'interno del settore assicurativo. Bene, Guarnone. Sì, buonasera a tutti. Dunque, se possiamo dire di aver avuto un 2018 che per i mercati finanziari è stato sicuramente un anno complesso, soprattutto per quanto riguarda il discorso del mercato del risparmio gestito, quindi con movimenti di spread governativi, andamento negativo del mercato azionario e allargamento dello spread, nel quale comunque le compagnie di assicurazione hanno fatto il grosso del mercato, avendo una raccolta più che positiva. Anche nel 2019 l'andamento, ahimè, del mercato finanziario non è stato positivo, un anno con uno scenario senza precedenti, con una situazione abbastanza volatile, con una situazione governativa che non ha dato tregua per tutta l'estate, con la curva dei tassi che è stata in costante discesa. E quello che noi possiamo riscontrare come compagnia di assicurazioni, ma un po' tutto il mercato, è stato quello che abbiamo sempre più avuto una maggiore richiesta di prodotti legati alla gestione separata, senza dimenticare che ormai da 3-4 anni la distribuzione di prodotti multiramo ha aiutato il consumatore finale, quindi i clienti finali e di conseguenza anche gli intermediari, a dare delle soluzioni alternative al nostro mercato. Questo ci ha messo in una situazione sicuramente positiva nei confronti del cliente finale. Questo a grandi linee è quello che è successo negli ultimi 18-24 mesi. Quindi, come possiamo vedere dal suo punto di vista, l'evoluzione del vita invece è collegata a tutto il cambiamento normativo che c'è stato? Certo, la normativa IDD di recente attuazione, di cui mancano ancora gli ultimi passi, sta comportando sempre più un'innovazione anche a livello di catalogo prodotti, sempre più lo sarà nei prossimi anni. In particolare, per quanto riguarda i driver principali dell'evoluzione normativa, riguardano sia la centralità del cliente, cosiddetto best interest del cliente, che è un concetto condiviso con la normativa MiFID 2 e che IDD sta esprimendo sempre di più anche nelle regolamentazioni settori. In particolare sui prodotti vita, i prodotti di investimento assicurativi, IVASS ha posto recentemente in pubblica consultazione il 23 settembre due documenti rilevanti perché chiudono un po' i tasselli mancanti, costituiscono i tasselli mancanti del quadro normativo di attuazione IDD, e questi documenti sono l'1/2019 in materia di POG, cioè Product Oversight Governance, le regole di governo del prodotto assicurativo, e il documento di consultazione numero 2/2019 che riguarda le regole di distribuzione, in particolare la distribuzione e l'intermediazione dei prodotti effettuata dai distributori o direttamente dalle compagnie. Queste regole possiamo sintetizzarle dicendo che cosa? Uno, appunto, il best interest del cliente, il cliente inteso come cliente al centro nelle sue esigenze e i suoi bisogni, non è uno slogan normativo, è sempre di più un'esigenza che le compagnie devono dimostrare di perseguire sin dalla fase di ideazione del prodotto, quindi sin dalla fase di design del prodotto, la selezione dei canali distributivo in funzione dei prodotti disponibili, quindi non tutti i prodotti vanno bene per tutti i canali, ma a seconda del canale può esserci un prodotto più adeguato, il di più informazione e consulenza che viene richiesto, perché i prodotti di investimento assicurativo richiedono un'espressa valutazione consulenziale da parte del professionista, cioè del consulente. Questo sta portando e porterà sempre di più il mercato assicurativo a razionalizzare il catalogo prodotti,
a distinguerlo sempre più per canale distributivo, quindi rispetto per esempio ai prodotti di investimento assicurativo, se pensiamo a un canale tradizionale, cioè agenti e broker, non necessariamente il prodotto adatto a loro e alla loro clientela, al loro target market, è lo stesso del prodotto distribuito tramite banca, sia perché il prodotto bancario è standardizzato, ma soprattutto perché il prodotto distribuito tramite banca è tendenzialmente un prodotto più complesso, laddove la consulenza finanziaria è tendenzialmente una consulenza già MiFID 2 che le banche sono abituate a fare. Invece quello che viene richiesto al canali tradizionali è ovviamente un salto anche consulenziale su questi aspetti. Questi sono fra i temi principali coinvolti dall'attuazione. Ecco, quindi il cliente al centro, ma le compagnie sono pronte? E qual è il tipo di domanda che viene fatta dal mercato? Beh, sicuramente sì, il cliente viene messo al centro. Se parliamo di banca assicurazione, sicuramente la joint venture che c'è tra la banca e la compagnia di assicurazione è sempre più in linea con il posizionamento di un'offerta che sia adeguata alle esigenze del cliente. Quindi ci sono alcuni aspetti molto interessanti sia sulla normativa IDD che sull'aspetto digitale, cioè tutto quello che può essere l'informativa pre-contrattuale e durante la vita del contratto, tutte le attività che vengono fatte dal distributore in fase di manutenzione e consulenza col cliente, tutto quello che è la reportistica che il cliente deve ricevere, perché io, pur essendo nel mondo assicurativo, non posso fare a meno di pensare anche a tutto quello che è la normativa riguardante MiFID 2, che va a declinare tutta una serie di aspetti di trasparenza, di informativa verso il cliente, ma soprattutto quello che ci tengo a sottolineare è il grosso passo in avanti che è stato fatto in questi ultimi anni della professionalità degli intermediari e della consulenza degli intermediari. Abbiamo dedicato tantissime ore di formazione e aggiornamento professionale alle nostre reti. C'è sicuramente un ulteriore passaggio verso la specializzazione di una professione che fino a qualche anno fa era solo esclusivamente in carico alla rete agenziale. Oggi, sia per quanto riguarda il mondo degli investimenti assicurativi che anche delle polizze assicurative più classiche, penso alla polizza auto, alla polizza casa, alla polizza infortuni, è un mondo che si sta aprendo, quindi in queste condizioni penso che ci sono tutti gli ingredienti perché la distribuzione assicurativa possa far bene e il cliente beneficiarne. Quindi IDD e MiFID 2 viaggiano in parallelo e portano entrambi alla consulenza, ma portano anche ad un'unione tra la banca e l'assicurazione e gli altri canali distributivi. Portano a una sempre maggior similitudine di regole, sicuramente, secondo un concetto anche di level playing field, cioè di campo comune, che sul prodotto finanziario assicurativo è sempre più evidente come regole. Porta i canali a specializzarsi, quindi appunto anche sui canali tradizionali molto probabilmente si iniziano a intravedere fenomeni di aggregazione, di ulteriore specializzazione, distinzione sempre più tra rami vita e rami danni, proprio perché gli investimenti formativi, tecnologici richiesti anche alle reti distributive iniziano a essere sempre più importanti. L'evoluzione è nel senso che non si tratta più di vendere il prodotto, il distributore e l'intermediario non è chi vende bene il prodotto, ma chi riesce a intercettare le esigenze e i bisogni del cliente. Quindi è cambiato il paradigma perché proprio sta al professionista, cioè all'intermediario, che sia un agente, un broker o una banca, cogliere le esigenze del cliente con il prodotto più adeguato. E sia MiFID 2 che IDD ormai sono molto chiare nel dire, i documenti in consultazione IVASS lo ribadiscono, che se la rete non ha il prodotto adeguato al cliente non vende nulla, non deve sforzarsi di trovare un prodotto adeguato, ma cercherà piuttosto tra i prodotti esistenti solo quello che incrocia i reali bisogni e le esigenze del cliente. E questo è un aspetto anche importante rispetto al passato, non si tratta più di vendere ma si tratta di incrociare i bisogni e le esigenze del cliente. Sì, io condivido quello che dice Andrea, ma soprattutto una cosa molto importante è che il cliente non abbia remore a dire quelli che sono i propri bisogni. Io sono convinto che gli intermediari, a partire dagli agenti, i consulenti finanziari, tutte le banche, le filiali hanno fatto, come dicevo prima, un grosso sforzo per cercare di recuperare queste informazioni, però dobbiamo essere anche noi stessi come clienti a dare aiuto a chi ci sta chiedendo informazioni per poterlo servire nel miglior modo possibile. Quindi anche le polizze finanziarie evolveranno in maniera diversa. Le coperture assicurative sono state studiate da sempre per trasferire il rischio,
dal cliente, dalla famiglia, dalla piccola e media impresa alla compagnia di assicurazioni. Quindi noi come compagnia di assicurazioni c'è molto chiaro quello che dobbiamo fare e non vogliamo neanche entrare in campi non affini alla nostra attività. Però ovviamente dobbiamo valerci di due figure importanti. Uno è il distributore, che per noi è importante perché dialoga con il cliente finale. E per ultimo il cliente vero, che non è magari abituato, come in altri paesi del mondo, a raccontare le proprie esigenze assicurative. Ma in Italia è un salto qualitativo che dobbiamo fare e gli aggiornamenti di tipo regolamentare che sono stati fatti negli ultimi anni non possono che aiutarci a servire meglio il cliente. I regolamenti in consultazione comunque portano anche a una diversa organizzazione del rapporto tra la compagnia e clienti, che diventa molto più diretta tramite la tecnologia. Assolutamente, tra i nuovi regolamenti, ma già attuazione in ottobre 2018, viene previsto tra le novità la cosiddetta anche home insurance in capo alle compagnie, cioè l'obbligo di avere un'area riservata per il cliente che ha sottoscritto una polizza, la cui logica è la stessa dell'home banking, il fatto che il cliente possa direttamente operare tramite area riservata della compagnia sul proprio contratto. Può operare sul proprio contratto facendo quali operazioni? Pagando il premio, gestendo un sinistro, riscattando la polizza. Quindi delle operazioni essenziali che gli permettono di avere nell'area riservata a compagnia il suo diretto, diciamo la sua piattaforma dove operare sulla polizza, senza per questo necessariamente passare dal distributore, da chi gli ha venduto intermediato la polizza. E questo è sicuramente una facilitazione per il cliente e va nella logica della sempre maggiore anche semplificazione per il cliente. Le polizze, un altro punto che possiamo aggiungere, devono essere redatte in modo semplice e chiaro, e su questo IVAS ha emanato prima una lettera al mercato e poi regolamentazione specifica. Dall'altra parte, questo aspetto sulle compagnie sarà sicuramente d'impatto, porta le compagnie a avere un contatto sempre più diretto col cliente sulla gestione dei loro contratti, quindi anche di nuovo a porsi un tema di consulenza su quei contratti che usano l'home insurance. Consulenza fatta quindi direttamente dalle compagnie o attraverso la rete? Sempre attraverso la rete, ma sull'home insurance si pone forse anche un tema nel momento in cui il cliente chiede un riscatto direttamente alla compagnia o chiede un aumento di un premio, di pagamento un premio aggiuntivo, probabilmente di consulenza di compagnia. Qua lascio la parola a Mario Guarnone. È chiarissimo a noi del settore, quello che noi dobbiamo farlo è fare in modo che il cliente sia sereno nel percorso di consulenza che fa con il nostro intermediario e direttamente con la compagnia. Noi per questo cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto come Viva, concretamente tutta una serie di supporti da dare alla distribuzione, per far sì che la distribuzione sia sempre informata e aggiornata in tempo reale. E sulla parte invece più prevalentemente danni abbiamo fatto proprio un'attività di rivoluzione, abbiamo creato una piattaforma nuova dove il cliente può interagire direttamente con la compagnia e l'intermediario col cliente in modo più semplice, addirittura stravolgendo anche un po' quello che sono il fascicolo e le condizioni, utilizzando dei termini meno assicurativi e più trasparenti, più semplici, in modo che il cliente abbandoni alcune logiche di tipo più assicurativo per comprendere al meglio quello che è il prodotto, quello che è la soluzione assicurativa che Aviva in questo caso, piuttosto che il proprio intermediario, sottopone al cliente. Questo nell'ottica di seguire sia i paradigmi della POG e dell'IDD, ma soprattutto di poter far centro delle esigenze del cliente. Quindi insomma una riorganizzazione all'insegna della consulenza che deve avvenire tra la compagnia e la distribuzione. E poi tra le altre c'è anche tutta l'innovazione portata dalla POG. C'è tutta l'innovazione portata dalla POG, assolutamente, in quanto compagnie e distributori sono proprio chiamati in base alla normativa vigente a dialogare in modo più fitto, proprio con dei flussi di entrata e di uscita. Nel momento in cui la compagnia definisce il target market, il mercato di riferimento, ossia il cluster di clientela a cui è rivolto il prodotto, lo fa anche avvalendosi dei distributori che gli danno delle indicazioni, danno alla compagnia le indicazioni su qual è il cliente tipo di quel prodotto. E anche durante la vita del prodotto il distributore e la compagnia devono avere dei momenti di reciproco controllo su come il prodotto viene distribuito, se è distribuito alla clientela corretta, se incontra le esigenze della clientela, se si sono manifestati dei problemi su quel prodotto assicurativo, in quel caso intervenendo prontamente.
E questo va sempre più formalizzato, non si tratta solo di una best practice, ma deve proprio trovare anche una sua forma in un processo, in una procedura che viene condivisa tra produttore, ossia la compagnia, la fabbrica e il prodotto assicurativo, e il distributore, l'intermediario, chi porta poi il prodotto al cliente finale. Tra le altre, anche nella POG a questo punto non tutti i prodotti potranno essere venduti da tutti gli intermediari, quindi anche qui ci sarà una divisione di quali prodotti attribuire a una parte della rete, quali altre. È corretto, ma ci sono due ambiti. Uno, di tutto quello che è stato, diciamo così, acquistato o venduto nel passato, e quindi io la domanda che lo spunto che mi sento di poter lanciare è quello di che tutti i clienti dovrebbero tirare fuori dal cassetto i propri contratti assicurativi e chiamare il proprio consulente e analizzarli col consulente, con la banca, con l'agente, per far sì che possa essere refresciato se qualora servisse e capire se è ancora adeguato alle proprie esigenze, allo stile di vita, alla famiglia che è cambiata. Questo è un passaggio importante. E di conseguenza anche valutare quelli che sono i contratti assicurativi fatti più recente. Questo per quale motivo? Perché gli andamenti dei mercati, la velocità di esecuzione di alcune attività, è un mondo che viaggia e vola molto più velocemente di prima. Basti pensare anche a alcuni aspetti legati a elementi atmosferici, terremoti o altre cose, che non sono solo di tipo finanziario, ma sono anche di tipo naturale. E quindi è importante che il cliente sappia che la copertura assicurativa va mantenuta quasi annualmente, e quindi è giusto e corretto chiedere e sottoporre al proprio consulente quello che è stato fatto per capire se effettivamente va ancora bene. Cioè il classico check-up assicurativo che viene fatto una volta all'anno per capire lo stato di salute della propria copertura assicurativa. Ecco, questo in ogni caso implica anche una serie di investimenti anche tecnologici molto importanti da parte delle compagnie, perché immagino che intanto per riuscire a dare consulenza comunque bisogna attrezzarsi, poi anche per unire le informazioni da parte della rete, da parte delle banche, da parte delle compagnie. È esattamente questo, quindi gli investimenti richiesti saranno importanti a compagnie, chi li ha già fatte, chi li sta facendo, e a distributori. In che senso? Sia perché questi flussi, per esempio anche sulla rendicontazione dei costi, i costi ex ante, costi ex post che vanno comunicati al cliente annualmente, su questo i flussi tra la compagnia e i distributori sono flussi che in alcuni casi già ci sono, in altri vanno settati nella maniera corretta. Quando si fa consulenza, la normativa prevede che chi fa consulenza poi rilasci nei prodotti assicurativi di investimento assicurativo, una raccomandazione personalizzata. Quindi anche la raccomandazione personalizzata, come gestirla, perché sempre meno sarà gestita da un punto di vista cartaceo. La raccomandazione personalizzata vuol dire che il cliente si trova con un documento in cui l'intermediario professionista o chi ha fatto la distribuzione del prodotto dice: ti ho consigliato questo prodotto per queste ragioni. Quello è un documento che pesa, perché dice perché quel prodotto è adeguato e quindi va anche mantenuto. Quindi come fare nel corso poi della vita del contratto il check-up su quel prodotto, quindi con che mezzi, andare fisicamente a casa del cliente, farlo con modalità elettroniche, farlo attraverso un online. Quindi tutto questo comporta sicuramente gli investimenti in flussi, in valutazioni, in strutture e schemi distributivi, perché non c'è un'unica regola valida trasversale. Ogni distributore è corretto che trovi la propria maniera, chi preferisce il porta a porta, nel senso che va a trovare il cliente a casa e fa le valutazioni, chi lo fa online, chi fa recare il cliente presso i locali. Possono essere varie le modalità, sicuramente però l'investimento tecnologico sarà sempre più importante, perché se si vuole gestire il processo in maniera industriale o semi-industriale, è chiaro che la tecnologia è lo strumento che consentirà di farlo. E quindi compagnie e distributori, questa sicuramente è una sfida prossima. Ecco, da questo punto di vista MiFID 2 e IDD si sovrappongono. Sono molto simili, le logiche sono comunque, ma per espressa indicazione anche dei regolatori europei, sono logiche che comunque si sono molto guardate, tanto è vero che anche Consob, che è responsabile per la distribuzione ai prodotti di investimento assicurativi delle banche, applica le regole assicurative, ma Consob e IVASS hanno dei precisi punti di confronto proprio perché le regole vengano applicate trasversalmente a tutti i distributori, distributori bancari, cosiddetti sezione di Del Rui, e distribuzione invece non bancaria tradizionale, agenti, broker, altri distributori o direttamente di compagnia. Quindi questo ha portato a un'unione praticamente della vigilanza da questo punto di vista. Ci sono dei punti di...
vigilanza restano distinte, ma con dei punti di collaborazione sempre maggiore, proprio per uniformità delle regole, che è un aspetto fondamentale del mercato, anche per competere nei mercati esteri. Le compagnie italiane da anni chiedono che le regole siano il più possibile uniformi e chiare. Ma sicuramente in questo ha collaborato anche, ha contribuito anche molto l'ANIA, che è la nostra associazione delle imprese di assicurazione, a cercare di creare dei tavoli comuni per poter sviluppare nel miglior modo possibile tutto quello che potevano essere le implementazioni e il dialogo. Perché ovviamente quando ci sono tanta normativa, tante regole da attuare e da sviluppare in un tempo molto ristretto, va da sé che lo sforzo in tecnologia e in risorse umane, perché poi c'è stato proprio un salto qualitativo da questo punto di vista, è stato uno sforzo molto importante che le imprese di assicurazione hanno messo in atto. Quindi, se volessimo riassumere in due parole quali sono le prossime sfide da affrontare, sicuramente ci sarà quest'unione di informazioni e quindi il fatto di mettere insieme un po' tutte le informazioni attorno a un cliente. Le sfide saranno sicuramente quelle di ulteriori spazi di crescita, quindi consulenziale, tecnologica, di prodotto, un prodotto che sia sempre più tagliato per segmento di mercato, per le esigenze, e coinvolgerà sempre più gli apicali. Questo è forse un ultimo aspetto molto importante da dire. La normativa IDD richiama a continuazione anche nei regolamenti di attuazione il fatto che siano gli apicali di compagnie, gli apicali distributori, pensiamo in particolare al distributore bancario, a essere coinvolti in tutto il processo POG. Cioè non è qualcosa semplicemente di tecnico che riguarda le funzioni di controllo, funzioni fondamentali, la compliance, l'internal audit, il risk, ma riguarda in primis i consigli di amministrazione della compagnia e di chi distribuisce, in particolare appunto le banche per dimensione e complessità, che vuol dire consapevolezza del prodotto, crescita nella rete interna della consulenza e della formazione, attenzione al cliente, al best interest del cliente, che è poi la cartina di tornasole di come sto distribuendo correttamente. Questo, secondo me, voler far sintesi è quanto l'IDD sta cercando di calare nella realtà dei mercati distributivi e di produzione dei prodotti assicurativi di tutta Europa. E possiamo parlare di una struttura molto più verticale di prima? Possiamo parlare per certi versi di una struttura più verticale di prima, però anche un aspetto più orizzontale della struttura ha messo al centro il cliente. Per quale motivo? Perché ci sono tutta una serie di funzioni all'interno dell'industria assicurativa, penso al marketing, penso alla comunicazione, penso allo sviluppo prodotti, penso all'area di investimenti, che in un passato avevano magari più tempo per poter ragionare. Oggi la sollecitazione del mercato, le richieste dei clienti, gli aspetti regolamentari, ma soprattutto in un mercato europeo, perché noi ci muoviamo all'interno di un mercato europeo, ci obbligano e ci danno lo stimolo a far meglio. Quindi quello che noi possiamo dire è che garantiamo ai nostri clienti la massima preparazione delle nostre reti con cui lavoriamo, e sicuramente siamo pronti a occuparci della protezione delle famiglie a 360 gradi, che non vuol dire solo dal punto di vista dell'investimento, ma anche della tutela e del benessere del proprio patrimonio familiare. Bene, siamo arrivati al termine della nostra puntata. Ringrazio Andrea Polizzi, partner dello studio legale d'Argenio Polizzi Associati, e Mario Guarnone, responsabile distribuzione di Aviva. E saluti a tutti e arrivederci alla prossima puntata di New Insurance qui sulle Fonti TV.